buonasera, bentrovati, nuova puntata di Musica è... Guarda e chi? E chi? E te? E Giorgio Bortolossi? E Renato Pontoni? Bene. Oggi puntata specialissima, Renato, perché insomma abbiamo delle ospiti importanti. Fammi tu così un piccolo, quattro frasi di presentazione, poi andiamo a scoprire chi sono. Beh, intanto per averle qui ce n'è voluta un po', perché se la hai dovuto corteggiarle, lo so. Sono lo triestine. E questo aiuta, sì, aiuta. Sì. Perché noi che siamo friulani amiamo i giuliani. Poi sì, in questo caso ci sono, non guasta mai, tre ragazze bellissime, oltre che bravissime. E sono, le vado a nominare, vai, nome per nome, Anna De Giovanni, Chiara Gelmini, Eleonora Lana, Nana, Cocò e Lulu, in arte... Le Babette! Ciao ragazze, ciao, benvenute! Ciao. È vero che vi ha fatto un sacco di corte per portarvi qui? Ma vabbè, incastrare gli impegni di tutte. No, di la verità, di la verità. Sì. Perché poi questa ragazza qua, oltretutto loro hanno un curriculum molto bello, artistico, importante. Sono giovani, sono molto brave. Ma lei in particolare lavorava a Berlino fino a qualche giorno fa e quindi per incastrare questo appuntamento siamo stati un po', giusto? Eh sì, c'è stato un piccolo corteggiamento, dai, sì, però non preoccuparti, è difficile anche per noi. Anche quando siamo a Trieste è difficile trovarsi. Sì. No? Ci dici qualcosa su questo musical che hai appena finito? Sì, oltre a dedicarmi alle mie compagne e colleghe, ho suonato per un periodo in Germania con The Musical, l'ultimo che ho fatto è Chicago. A Monaco, a dire la verità, okay, a Berlino. E niente, adesso sono tornata all'ovile per dedicarmi alle Babette. Allora, raccontateci un po' come nasce questo progetto Babette. Com'è che vi incontrate, che decidete di cantare insieme, di cantare un certo genere, no? Che piano piano andremo anche a scoprire. Beh, il progetto è nato da un colpo di fulmine, se così si può dire, ed è un'idea sua, un'idea di Lulu, che anni fa appunto ha visto in concerto a Londra le Pupini Sisters, è rimasta folgorata e così ha cominciato in quel momento a macinare l'idea di formare un trio vocale. E poi però sono passati molti anni prima che questo succedesse. Sì, 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 bisogna trovare le persone giuste, braccarle soprattutto. E niente, il progetto insomma è nato dai due anni dopo questa folgorazione, quindi ne provate un più, po' che prima, no? Di anche molto di prima più, di scegliere più. Sì. Più secondo me è più sì. Santa Rosa, no, ma in realtà allora, loro due si conoscono da sempre, da quando hanno tre anni, quattro anni, no vabbè, sì, sei. Però sì, vabbè, abbiamo cantato insieme in un coro e quindi la passione di cantare insieme insomma, l'abbiamo coltivata per molti anni, abbiamo continuato a frequentarci come amiche, quindi poi c'è stata questa idea e bisognava trovare però la terza, perché per fare un trio non si può essere in due ovviamente, finché... Fatto volle che? Volle che lei si è trasferita di fronte a casa mia e quindi eravamo di rimpettaie e hai lo zucchero, e dai le uova. Vedi. Così. Bevi un caffè, sì, ci così. Serve una terza, vieni a provare in cucina un attimo. Il pianoforte scordato in cucina. Che poi è la storia, visto che avete prima due e poi tre, è la storia del trio Lascano, che voi in qualche modo, no? Beh, sì, ripercorriamo, insomma, abbiamo attinto... Ma la conoscete la storia del trio Lascano? Sì, certo. Loro sono arrivate in due. Esatto. E poi il manager ha voluto anche la terza sorella e sono diventate... Esatto, Caterinetta è arrivata... Sono Caterinetta. Tu sei Caterinetta. Però io, visto che la folgorazione è nata dalle Pupini Sisters, io partirei da lì. Sì, va bene, ma però in Italia il trio Lescano ha fatto veramente la storia. Certo, ma ne parleremo, cioè, vorrei cominciare da lì. Cioè, tu le hai viste, le hai conosciute, in qualche una, ne hai allora, conosciuta una? Sì, le ho viste a Bologna in un concerto parecchi anni fa ormai. E ho detto, mamma mia, cioè qua c'è tutto quello che voglio fare anch'io. Si canta in armonia anche un po' così complessa. C'è un po' una cura dei costumi, ci sono i balletti, si ripercorrono molte annate, molti decenni di musica rivisitati così. Ho detto, ma io questa la voglio conoscere. Infatti poi ho scritto a Marcella Puppini, ho scritto le mail, sono diventata un po' una stalker. Nel senso buono. Sì. E quando abbiamo fatto, tra tutto il nostro repertorio, anche una cover di un pezzo loro, gli ho mandato via email, così mi faceva piacere farglielo avere. Poi l'ho incontrata a Londra, ci siamo scambiati un paio di chiacchiere. Ciao Marcella, sono sempre io. Aspetta. Un incubo. Aspetta, allora vogliamo partire proprio Partiamo da qua. Partiamo proprio dalle Pupini Sisters.
che comunque sono accennare? Molto importanti, come dicevamo, dalla vostra storia. Dopo parleremo del trio Lescano, delle altre, degli altri tri e quartetti che sono nati prima e dopo di voi, ma intanto ascoltiamo questa canzone che tu ci presenti. Ah, vabbè, allora sì, delle Pupini Sister abbiamo fatto la nostra versione di Soho Nights. Facciamo un accenno. Certo. Non abbiamo i musicisti, certo, ma certo. Eccoci. Siamo in diretta, possiamo fare quello che volete. So, so long we had our fun. So, so you love me, my love. So, so there. So now we're. You remember when we would play? Life with you was a beautiful game. So, so long. Ba-da-da-da-da-da-da-da. You remember when we would play? Life with you was a beautiful game. So, so long. Ba-da-da-da-da-da-da. You remember when we would play? Life with you was a beautiful game. So, so long. Bravissime. Grazie. Grandissime. Bisogna dire che il ritornello è quello che rende di più, come quasi in tutte le canzoni, sì, di successo, sì. No? E questo ritornello è veramente importante. Sì, è catchy, così. Spostiamo il microfono, altrimenti non vi vedono. Ecco. Allora, adesso dove volevi andare tu invece? Sul trio? No, io volevo andare, volevo parlare di questo trio Lescano, perché è stato veramente importante, parliamo diciamo negli anni 30, metà degli anni 30, e il trio Lescano era un gruppo molto amato dall'epoca da Mussolini. Poi allora sono diventate molto ricche perché si dice che guadagnavano 1.000 lire al giorno. Nel 30 viaggiavano in balilla, avevano gli abiti alla moda, facevano i concerti e hanno creato per quasi un decennio, hanno fatto strage, vero? Mi confermate questo, sì, sì. No? E poi alla fine, purtroppo, su una canzone in particolare famosissima, che era Tulipan, sono state arrestate. Sapevi, Giorgio? No, perché sono state arrestate? Perché la Gestapo sospettava che all'interno di queste frasi, di questa canzone Tulipan, ci fossero dei messaggi subliminali per gli americani e quindi la arrestarono. Pensa a te. E poi la carriera da lì scemò piano piano, ma come dicevamo prima hanno fatto una carriera veramente importante in classifica, canzoni. Non c'erano neanche le classifiche quella volta, però c'erano, vendevano su questi grammofoni, queste copie in bachelite, le ascoltavano veramente tutti. Beh, poi sono canzoni che insomma le nostre nonne, ma anche le nostre mamme ci hanno cantato, Ma ancora, ancora adesso le trovi sui siti, vi trovi i video, infatti, le fotografie bianco e nero, queste cose qua, bellissimo. Però Tulipan è stata veramente una canzone importante e io riparterei, se siete d'accordo, da questa. Ah certo. Sempre se non avete delle contestazioni su quello che ha detto. Assolutamente. Sentitevi libere di contestarlo. Non c'è problema. No, Tulipan che in realtà è una canzone delle Andrew Sisters tradotta. Certo. Era Tulip Time. Esatto. Vabbè, noi facciamo Tulipan. Ce l'avevi un vinile delle poi, Andrew tuli, Sisters? Poi Tulli. Andrew Sisters. Vinile. No, però dopo una sorpresa a proposito di trio. Ti faccio vedere un trio che non avete mai visto. Che neanch'io sapevo, l'ho trovato per caso in mezzo a queste cose qua. Ah, anzi, ve lo dico subito. Che sono tue, lo prendo. Vai. Guarda, lo prendo, si chiamano. Le conosco. Hai visto? Sì. La conoscevi? Conosco. Ah, io non lo conoscevo. Sì, sì. McGar Sister, l'americana, è bellissimo. Possiamo anche ascoltare un pezzettino, se volentieri. Volete. Comincio adesso, facciamo adesso, via. Tieni il microfono. Vai. Appunto, senza le cuffie, quindi alla vecchia. Lo puntiamo, vediamo se funziona. Blue skies smiling at me now. How now? Nothing but blue skies do I see. Spring is here, bluebirds. Nothing but bluebirds singing a song all the day long. Got bluebirds singing all day long. La la la, la la la. I never saw the sun shining so bright. Oh, I never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my mind, how they fly. Blue days, all of them gone now. I see only blue skies, nothing but blue skies now. Oh, blue skies, smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing a song. Nothing but bluebirds from now on. I never saw the sun shining so bright. Never
never saw a thing go so right. Know the scene today, it's hurried and by. When you're in love, one by one they fly. Today, each one of them gone. Nothing but blue skies from now on. Ce ne sono tante di canzoni da poter cantare, poi nell'arco della serata ce le intonerete, ci farete qualche sorpresina. Ma nel frattempo, mentre io ritolgo la puntina, vi passo davanti, scusate. Andiamo con Tulipan senza che nessuno le arresti. Parlano tra loro i tulli, 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 tulipan. Mormorano in cuore i tulli, 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 tulipan. Odi il canto delizioso, nell'incanto sospiroso. Parlano d'amore, tulli, 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 tulipan. Delizioso cuore, tutti i sogni miei ti giungeranno. E di me ti parleranno. I meravigliosi tulli, 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 parla la 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 la. Parlano tra loro i tulli, 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 pan. Mormorano in cori tulli, 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 pan. Oggi tu parli col suon che viene dal cuore, pieno di languore, nell'incanto dei tuoi sogni. O tenero amor. Potremmo definirvi ugole d'oro. Ecco. Oh, cioè, ugole. Le ugolette. No, però ci vuole un po' di studio, credo, per sia per le vostre singole voci, ma soprattutto per combinarle, no? Cioè, voglio dire, non è così facile. È un mestiere importante. Loro credo che veramente per arrivare a questi livelli, io non sono musicista, però abbiano studiato veramente tanto per arrivare lì. Beh sì, esercizio di insieme ce ne vuole parecchio. Lavoro, sì. Poi anche senza musicisti intorno è abbastanza, sì. No, ti stavo dicendo, Giorgia, che con questi vocalizzi loro in realtà cantano ogni 30-40, ma possono cantare qualsiasi cosa, perché riescono a intonare qualsiasi canzone di qualsiasi genere. Per esempio, io le ricordo a X Factor. Che esperienza è stata X Factor? Interessante, interessante, e ci ha messo alla prova parecchio, perché l'abbiamo presa con un gioco, però ovviamente ci abbiamo messo dell'impegno a andare oltre i limiti di quello che era il nostro repertorio fino a quel momento, che era più swing, diciamo quasi classico. Lì ovviamente la richiesta era molto più pop, abbiamo detto vabbè, mettiamoci in gioco anche su questo genere, ci ha divertito molto. E poi quello era l'X Factor dei grandi giudici, c'era Mika, vero? Ancora c'era Morgan. C'era Morgan, sì. C'era il Fedez. Il Fedez è quello che diceva che eravate poco commerciali, è vero? Sì, cioè poco vendibili. Proprio lui parla. Ma. Sì. Ma. Beh, insomma, lui sa. Sì, lui di sa, mercato, lui di sa, ma se lui mi parla di commerciale, lui per cantare, cioè cantare è un altro mestiere. È il rapper. È il rapper, no. Ma il cantare, il canto pop è un'altra cosa, se siete d'accordo. Sì, sono non sono contrario a Fedez, che comunque fa un genere che piace ai giovani ed è giusto che lo faccia, ma se parliamo di pop è un altro mestiere. Sì, sempre ai limiti, siamo ai limiti. Il dai, mercato, siamo ai limiti. Sì, insomma, il mercato discografico è un po' quello. Poi notizia di questi giorni che si è tolto dalla SIAE, perché pensa che, giusto, avete letto anche voi questa cosa? Sì, l'ho letto, sì. Ma sono scelte anche queste. E invece chi è che vi aveva un pochino più protetto e preso sotto la sua aura protettrice, diciamo così? Ma alla fine Morgan. Morgan che era il giudice dei gruppi, diciamo. Che è molto bravo, tra l'altro, lui secondo me è un genio. Sì, sì, sì. E anche Mika è stato molto... Ci ha fatto dei bellissimi complimenti. Sì, aveva apprezzato molto il rigore. La disciplina. Ragazze, disciplina. Cioè, la disciplina, ma nel senso, ragazze, per me è evidente che per raggiungere, insomma, un livello così ci sia dietro... Ci sia dietro un gran lavoro, quello che dicevamo lavoro, prima. Un gran lavoro, una bella disciplina, quindi è stato... Infatti, onore al merito, se siete qui e siete arrivate lì, e avete fatto di là, poi parliamo che avete fatto delle cose con Bastianich, no? Con Gio Bastianich, che
nostro conterraneo qua vicino, insomma, che abbiamo conosciuto anche noi. E a questo punto, prima di chiedervi la cosa di X Factor, chiediamoli subito, per non dimenticarci, il vostro step successivo. Il nostro step successivo di impegno adesso? Certo, certo, di impegno. Ma a proposito di Bastiani, ci potrebbe essere una ripresa di questa collaborazione, però ancora purtroppo non possiamo tutto top secret, dire molto. Però... Non puoi dire molto. No. Puoi dire invece se è un vero musicista o no, perché tanto ci vedrà e siccome io l'ho conosciuto, posso anche... Cioè, lui veramente è musicista o... Lui è musicista dentro. Oh, ecco. Nel senso, lui dice, io so che non ho studiato lo strumento per anni, quindi... Comunque ha piacere sempre di accompagnarsi a dei musicisti che sono di solida esperienza. Di solida esperienza. Lui è uno che si mette in gioco, esatto. È un vero, sì, esatto. Ama, è una persona ama tantissimo, con tanta passione. Non no, solo l'ho in sentito. Playback. L'ho sentito. Ama tantissimo la musica, la ama, la conosce, proprio con passione sconfinata e ha... Secondo me adesso li facciamo, a tiro, Bastiani, perché le babette vogliono tornare a suonare con lui. Va bene. No, c'è la prova di una registrazione che abbiamo fatto live a Radio 105 e devo dire che abbiamo quella occasione che è andato cheek to cheek con lui come crooner. Devo dire che ho un tiro veramente di quelli veri. Sì, non è che dopo vi farla mangiare anche, no? Cioè che c'è. Non c'è mai stato proprio il tempo di mettersi la cucina, perché era sempre una corsa da una intervista. Parliamo alla di musica, che è meglio, dai. Dai. Vabbè, sei passato in pane in frasca, cosa più? Torniamo a X Factor? Sì, certo, stiamo parlando ancora di X Factor. Ok. Perché comunque ci eravamo lasciati lì, siamo andati di là, ma siamo tornati lì. Ma siamo tornati il qui. Filo ma conduttore, siamo sempre qui. Il siamo filo conduttore qui. È X Factor. Loro hanno l'X Factor. Direi di sì. Direi di sì. Vedi, per me vedi, è sì. Vedi. Per me sì. Per me, per sì. Me sì. Allora. Anzi, per me è musica, eh. Allora, scusa. Scusa, allora, facciamo vedere, vedi. Su Udinese TV, con le Babette. Insomma, qua. Meraviglioso. Bene. Allora, cosa avevate fatto a X Factor, che magari possiamo un po' riproporre qui? Sì, abbiamo giocato appunto con questa sfida di rendere il nostro genere un po' più pop, no? Rendere, mischiare lo swing e il pop, e quindi abbiamo preso dei brani che ci piacevano di base moltissimo. Proprio per effettuare questo esperimento, e sono venute fuori delle cose di cui siamo, secondo me, molto contente. Sì, che continuiamo a mettere nei nostri concerti swing. Sì. Poi ci teniamo a fare una parentesi invece beyond swing, diciamo, al di là dello swing. Oltre sì. Lo swing. E ci piace includere un paio di brani che abbiamo sperimentato in quel Scusa, ma c'è una canzone su Beyond che si chiama Beyond the Sea, fatto da grandi orchestre negli anni 30-40, che se vuoi dopo io ti faccio sentire da un CD bellissimo. Volentieri. And you knew the hands of the devil. Bum bum, bum bum, bum bum. And you kept us awake with all the different heartbeats. Allora, ma torniamo a Trieste, no? C'è stato un trio prima di voi. Eh? Che vogliamo molto dire prima del di trio? Loro. Molto prima di voi. Molto prima di noi, sì. Si tratta appunto di tornare negli anni 30-40, appunto, in cui c'era il trio Lescano, che ovviamente impazzava in tutta Italia. E quindi sono nati un po' su questa onda tanti tri. E anche Trieste ha avuto il suo, per un periodo brevissimo in realtà. Ed è un trio che si è formato in occasione di un concorso all'interno dell'EIAR, che era la RAI dell'epoca.
E quindi abbiamo scoperto che sono state attive pochi mesi in realtà, però hanno registrato qualche pezzo che è rimasto. Ti dirò che tu mi piaci, ti dirò che nei tuoi baci si nasconde il mio destino, il sogno mio divino che ancora non conosci tu. Ti dirò che nel mio cuore più non ho che questo amore. Crederò nel paradiso se un dolce tuo sorriso al cuor d'amor mi parlerà. Bravissima. Beh, è durato poco, però questa io l'avevo sentita. Sì, questa anche io l'avevo sentita. Questa è, insomma, famosa, no? Forse, sì. Forse si sente ancora su qualche puntata della Rai come sottofondo, qualche può servizio. Può essere, la ricollego anch'io alla TV in qualche maniera, chi lo sa? Beh, vabbè, insomma, ci verrà in mente, però io l'ho sentita. Questa è una sono cosa che ci fa piacere di averla comunque ripescata e comunque rimane nella storia anche di questa regione. Sì. Sì. Allora, vuoi partire con un altro trabocchetto? Dipende, lo fai tu questa volta? No, vai tu, pesca il trabocchetto, io sposto il microfono, vai. No, io volevo pensare di fare questa cosa. Sentiamo. Intanto volevo chiamare, volevo sapere se sapete chi sono le signorine grandi firme. Beh, io la canzone... No, non è una canzone, erano dei vestiti di moda uh-huh. femminile, ma poi sono state delle riviste. Guarda, te ne prendo una a caso, questa qua, ma ce ne sono tante anche dietro di voi. Che sono diventate famose, poi hanno fatto delle collane di musica, hanno fatto tante cose, sono tutti numerati, mi sembra sono 40-50 volumi. E tu li hai? 41-50. Sarebbe stato me veramente. Ne manca qualcuno, però li custodisco gelosamente. Poi, ma quindi chi erano? Spiegami. Erano qui in questo caso sono delle collane di musica degli anni 40 fino agli anni 50. Quindi delle raccolte? Delle raccolte di musica da Natalino Otto, le orchestre di Pippo Barzizza, le orchestre più famose dell'epoca. Ma, come dicevo prima, erano delle collezioni di moda su delle riviste che erano molto ambite ai tempi. E quindi da lì hanno creato già binomio moda-musica. È quello che dicevamo prima proprio all'inizio con il trio Lescano che andavano in giro con la Balilla, molto ricche, insomma, con queste modaiole amate, con le rullino nella testa. Il rullino nella testa, sai cos'è? La pettinatura a rullino. Sì. Poi c'era la banana. Il rullino qua c'è. La banana, no, il rullino. Sì, rullino. E poi c'erano le piumette. Vorresti, Sì. No, ma infatti io pensavo alla canzone, ovviamente, Signorina Grandi Firme, appunto, sì. Tipo modaiolo di donna. Ma poi, prima, mentre non ci inquadravano, stavate guardando un LP che è lì dietro, una raccolta di successi, Eccolo. E stavate commentando, a me piacerebbe che voi sceglieste proprio un brano di quelli lì. Per dai, scegliete portare. Un brano che Renato è stato bello. Lo mette per voi. Le canzoni di guerra. Ma allora... Che lo metti per noi. Sì, lo mette per voi. La scarpa. Vai. Baciami piccina sulla bocca piccolina, dammi tanti baci quanti da bimba birichina, tu sei bella sbarazzina, quale tentazione sei per me, e via vai, via beccare sillaba con me, e via vai, via sono assai deliziose queste sillabe d'amore, vai. Baciami piccina sulla bocca piccolina, dammi tanti baci quantità. Oh, allora Renato, mentre cantavamo tutti Baciami piccina, andavi in giro a cercare qualcosa, a sgarfare, come si dice in friulano, così. Cosa hai trovato? Ho trovato nelle mie cianfrusaglie questo megafono che credo sia degli anni 30. Bene. Perché mi sembrava adatto proprio a loro. Guarda, coroni un sogno in realtà. Un sogno. Vedi? Un sogno di... Sì. Quindi lo siamo. Possiamo toccarlo? Presto, dai. Grandissimo. Non lo so, ditemi voi l'uso che ne potreste fare. Non è più una se canzone vi viene un'idea... in cui mimiamo in realtà di avere questo. Quindi averlo finalmente... Pam! Crazy people... crazy people like me go crazy with people like you. Goofy people, daffy people like me go crazy with the things you do.
when we are underneath the moon above. You got me acting just like a loon, it must be love, sweet love. Crazy people, crazy people, crazy people like me go crazy with people like you. Crazy people like you. Crazy people like things you do. Allora, cari Babette, che si fa prossimamente? Che si fa? Beh, allora innanzitutto abbiamo finalmente questo lancio del nostro sito, che è stato un bellissimo lavoro di squadra, insomma, sito fatto dai Mollusk, e siamo molto contente, ci sarà un sacco di materiale, anche che non c'è ancora su YouTube, insomma siamo molto, molto contente. E voi tra l'altro che mestiere fate? Cioè voi avete tre lavori, tre vite diverse, poi vi incontrate per cantare, no? No, siamo sempre insieme e non abbiamo tre vite diverse. No. Sì, sì, sì. Sì, ognuna ha le sue cose. Lei abbiamo già detto prima, perché parlo infatti, di te, mi faccio appunto, cavoli miei. Parla di te. Io lavoro in una casa editrice. Ah, ok. Ok. Sì. E tu invece? Ma io faccio un po' l'attrice, un po' l'insegnante. Comunque, per concludere, io avevo prima questa idea che mi era venuta, perché avevamo un grandissimo artista fino a qualche anno fa a Trieste, che era Lele Luzzazzi. Eh già. Famoso in tutta Italia, ma non solo, questo è un grande maestro, e so che voi avete dedicato qualcosa a lui. Sì, abbiamo riarrangiato dei brani suoi, uno in triestino proprio, anche poi alcuni in italiano, e abbiamo reso omaggio, insomma, alla nostra città, a questo artista concittadino. Volete sentire un pezzettino? Certo, ma soprattutto noi conosciamo dall'altra parte, conosciamo tante canzoni sue, ma la più famosa qual è? Penso forse Il Can de Trieste. Il Can de Trieste, certo. È Il Can de Trieste dell'Elio Luzzazzi dalle Babette. Da qualche mese in qua a Pevergo impara come un facchino del porto e in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana è morto tum, 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 ma chi se ne porto che i fazzi pur tindon se morirò contento perché quel fiol di un can è se così beato adesso me leca come un matto perché spulso sempre più de vin e so che me vol ben che go un amico per la prima volta in vita mia a me ne basta un anno desta vera vita e poi sarà quel che sarà solo davanti a un fiasco de vin. Quel fiol è un can fare feste, perché se un can de Trieste, perché se un can de Trieste, davanti a un fiasco de vin. Quel fiol è un can fare feste, perché se un can de Trieste, e che piace il vin. Ovviamente invitiamo tutti a seguirvi sul vostro nuovissimo sito, che tra poco sarà online, quindi a seguire anche i vostri spostamenti. Possiamo siamo dire sicuri. Il nome? Sì. www.lebabette.com. Facile. Facile, anche su facilissimo. Facebook ci trovate. Si scrive Les Babettes. Les Babettes, sì. Ma non si pronuncia Les Babettes. Fate Babettes. Lo spot voi adesso per Musica E, con i tre puntini. Turu turu, turu turu. Tu, 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 tu. Musica è che meraviglia, bellissimo, che meraviglia. A me che meraviglia. A una certa età mi ricordava una pubblicità vecchia che era quella dei Dufour. Bene, allora so che vuoi parlare il grammofono. Vuol parlare lui? Vuol parlare lui. Allora sentiamo il grammofono. Se funziona. Se funziona. Prima bisogna girare la manovella. Vediamo se parte. Un po' com'è. Facciamo questo pezzo di storia. Il grammofono. Bene. Vai. E tieni il microfono. Vai. Penso che fatica i DJ dell'epoca. Erano tutti con delle braccia. Facile adesso, Schiacciare due tasti sul computer. Mio Dio. Un mambo anche. Che meraviglia.
insomma, abbiamo fatto una puntata ricchissima e allora dobbiamo ringraziare ovviamente loro, Eleonora, Anna e Chiara, le Babette. Grazie, grazie a voi, di cuore. Grazie. Siamo contenti che siete venute. Speriamo di richiamarvi fra un po'. Ciao! Ciao!